sta avanzando, diciamo, questa richiesta al comune di in qualche modo rendere merito ad Alberto Angela per i programmi che ha fatto, diciamo, sulla città di Napoli, raccontandola in maniera, diciamo, diversa dal solito. C'è questa possibilità? Sì, è arrivata una petizione, devo dire, veramente cospicua, con la firma di tanti cittadini, ma anche tante mail, tante richieste. Noi ci abbiamo molto riflettuto e proprio ieri o l'altro ieri ho firmato la delibera con cui diamo la cittadinanza onoraria ad Alberto Angela, quindi andremo in delibera credo in questa settimana, probabilmente giovedì, e poi ci sarà da concordare con Alberto Angela modalità, luoghi e come organizzare questo evento a cui siamo molto convinti. Dopo averci pensato, di questa cittadinanza, e non è riferito solamente ad alcuni documentari di altissimo livello che lui ha fatto, ma per la capacità di entrare nel corpo di Napoli come pochi. Quindi ha saputo vivere Napoli, entrare nelle profondità, viverne le contraddizioni, comprendere l'essenza del napoletano, le bellezze nascoste, e cercare di fare non un giudizio, una valutazione corretta e di un uomo che mi pare essere innamorato della nostra città. E la cittadinanza onoraria per noi non la diamo facilmente, la diamo a chi veramente se la merita, e Alberto Angela se la merita. Anche un modo di fare giornalismo che noi consideriamo importante, che è quello dei documentari, è quello dell'approfondimento, della cultura, della ricerca, degli aspetti più significativi di Napoli, del nostro paese e del mondo. Quindi poi vedrete le motivazioni quando approveremo la delibera, però siamo contenti di averlo fatto.